Io in Parlamento ho fatto un appello alla responsabilità che vale per tutti, che vale anche per Draghi. Anche Draghi, che si è definito giustamente un nonno al servizio delle istituzioni, sa che l'Italia ha bisogno di lui, punto. E che questo è un argomento, secondo me, che inciderà molto. Nel frattempo, registro che noi abbiamo fatto una petizione e ci sono circa 97.000 persone che hanno firmato sul sito di Italia Viva per chiedere a Draghi rimani. Stasera ci sono manifestazioni in tutta Italia, da Milano a Roma, da Torino a Firenze, da Trento a Genova. Si stanno organizzando manifestazioni di quella che viene chiamata in Italia la maggioranza silenziosa, e contemporaneamente penso che sia molto 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 importante, c'è una generale richiesta di tutto il mondo, delle categorie, delle associazioni, degli imprenditori, dei sindacati, che dice no crisi. Oltre 1.000 sindaci, compresi i sindaci di destra, anche quelli appoggiati da Fratelli d'Italia. Cito due esempi: il sindaco di Genova Marco Bucci, il sindaco di Palermo Roberto La Galla, hanno due maggioranze appoggiate anche da Fratelli d'Italia, e entrambi hanno firmato l'appello per dire Draghi vai avanti. Allora io credo che Draghi debba andare avanti e sono molto ottimista che l'appello alla responsabilità valga anche e soprattutto per il nostro Presidente del Consiglio, che siamo felici di aver individuato come tale. Draghi è uno statista, Conte è uno stagista.